Buongiorno, oggi parliamo dell'ipocondria. Sai cos'è l'ipocondria? È quell'attenzione eccessiva a ogni piccolo segnale o sintomo che il corpo ti manda e un'interpretazione negativa di ogni sintomo che il corpo ti manda. Questo significa che chi soffre di ipocondria tende ad avere una paura eccessiva delle malattie e una paura di avere una malattia a partire da segnali semplici del proprio corpo. Quindi, per esempio, una persona ipocondriaca è una persona che spesso andrà dal medico o comunque a farsi dei controlli perché teme di avere qualcosa di irreversibile e di molto grave. Spesso questi controlli ovviamente hanno poi un esito negativo nel senso che escludono ogni tipo di patologia che la persona ipocondriaca pensava di avere. Quindi spesso queste persone spendono tantissimi soldi in controlli, analisi, ecografie, spesso finiscono al pronto soccorso o comunque spesso vanno dal medico di base a chiedere di fare degli accertamenti, visite cardiologiche, visite di ogni tipo, lastre, TAC, eccetera, per la paura eccessiva di avere una grave malattia. Cosa fare se sei tra queste persone? E soprattutto cosa non fare? Allora, la prima cosa da non fare è andare a cercare i tuoi sintomi su internet. Questo è qualcosa che fanno tutte le persone ipocondriache, cioè di andare a cercare, a mettere i propri sintomi su internet, su Google, cercando di risalire alla diagnosi a partire dai propri sintomi. Siccome ogni sintomo può avere tantissime letture in realtà, ma appunto chi non è medico non può sapere in base a partire da un singolo sintomo qual è la diagnosi. Allora, il mio primo consiglio è quello di non andare a cercare su internet i tuoi sintomi. Quindi questo è quello da non fare. Cosa fare invece? L'ipocondria può diventare molto invalidante e allora spesso è opportuno richiedere una consulenza psicologica, perché l'ipocondria è un problema psicologico e va quindi risolto con l'aiuto di uno psicologo. Spero di essere stata chiara e spero che questo video ti sia piaciuto. Se è così, condividilo, iscriviti al mio canale YouTube se non l'hai ancora fatto, fammi pure domande qui sotto se qualcosa non ti è chiaro o condividi la tua esperienza se ti va. Grazie per la tua attenzione e arrivederci.